Buongiorno a tutti, sono Federica Vilei, studentessa in giurisprudenza e allieva della Scuola Superiore Isufi. Ho scelto di analizzare Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, un libro che sicuramente molti di voi avranno già letto e forse una scelta mainstream, ma ritengo vi siano diversi livelli di lettura, diverse chiavi di lettura, così che ogni volta si acquisiscano consapevolezze sempre nuove, sempre diverse e sempre più mature. Riassumo brevemente il contenuto del testo. Il piccolo principe, che è il protagonista del libro, parte per un lungo viaggio attraverso i pianeti dell'universo per salvare la sua rosa, fiore che egli ama e cura in quanto unico esemplare presente sull'asteroide B612, sul quale egli vive. È molto impaurito perché sullo stesso asteroide sono improvvisamente cresciuti dei baobab che minacciano la sopravvivenza stessa del suo amato fiore. Benché per molti il messaggio che l'autore vuole lanciare sia riconducibile alla mera valorizzazione delle piccole cose, al celeberrimo l'essenziale invisibile agli occhi, in realtà Saint-Exupéry, attraverso il viaggio del piccolo protagonista, critica i vizi della società contemporanea. Il re, emblema dell'inettitudine e dell'accidia della classe politica, e poi ancora il mercante di stelle, forse uno degli incontri più belli attraverso il quale Saint-Exupéry critica l'utilitarismo bieco, e poi ancora l'incontro con il lampionario, costretto a serrati ritmi di lavoro e di alternanza del giorno e della notte, come denuncia delle condizioni lavorative del tempo. Il nostro piccolo protagonista giunge poi sulla Terra ed è qui che Saint-Exupéry introduce quello che secondo me è il vero messaggio sotteso al testo, l'amicizia e la genuinità di questo sentimento. Il primo personaggio che il nostro protagonista incontra è uno dei più amati da grandi e piccini. La volpe, famosissimo soprattutto sui social network, è il dialogo che intercorre fra i due, uno scambio di battute molto particolare, ma poco convincente in termini di rapporto spirituale. Perché dico poco convincente? Beh, perché benché si pensi e si creda il contrario, in realtà nel rapporto fra i due non vi è amicizia, di questa non vi è traccia. Anzi, la parola chiave dell'incontro è addomesticare. Il presunto appuntamento alle 4, l'ansia dell'incontro, il rito doveroso e poi ancora la sofferenza e il dolore che pervadono il piccolo principe a causa dell'abbandono della volpe e del ricordo della rosa. Il piccolo principe giunge infine nel deserto ed è qui che incontra l'astronauta, personificazione dell'autore, ed è solo in queste pagine che si può leggere veramente di amicizia. Il piccolo principe si fa disegnare una piccola pecora e una museruola affinché questa possa mangiare i baobab presenti sull'asteroide B612. Si fa mordere poi da un serpente, simbolo della presa di coscienza, ma anche del pharmakos, dell'antidoto, così che questo possa ricondurlo sul proprio asteroide. Ma prima di andare via, il piccolo protagonista decide di fare un regalo al suo amico. Guarderai le stelle la notte. È troppo piccolo da me perché ti possa mostrare dove si trova la mia stella. È meglio così. La mia stella sarà per te una delle stelle. Allora, tutte le stelle ti piacerà guardarle, saranno tutte tue amiche. E poi ti voglio fare un regalo, la mia risata. E sarà proprio questo il mio regalo, e sarà come per l'acqua. Voglio dire, gli uomini hanno delle stelle che non sono le stesse. Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per altri non sono che delle piccole luci. Per altri, che sono dei sapienti, sono dei problemi. Per il mio uomo d'affari erano dell'oro. Ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu avrai delle stelle come nessuno ha. Quando guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. E quando ti sarai consolato, sarai contento d'avermi conosciuto. Sarai sempre mio amico.
Avrai voglia di ridere con me e aprirai a volte la finestra, così, per il piacere, e i tuoi amici saranno stupiti di vederti guardare il cielo. E allora tu dirai: sì, le stelle mi fanno sempre ridere, e ti crederanno pazzo. T'avrò fatto un brutto scherzo. Sarà come se ti avessi dato, invece delle stelle, mucchi di sonagli che sanno ridere. E allora forse il vero messaggio di Saint-Exupéry è questo: l'amicizia non è sofferenza, dolore, senso di colpa, è piuttosto liberazione, risata, un'affinità spirituale che riesce ad accompagnarci durante tutto il percorso di accettazione dell'ironia e della leggerezza della vita.